Eccoci, sì, parlo regia, tante chiacchiere, tanta allegria perché è arrivata la musica, è arrivata la parte partenopea di questa puntata, nonostante tante congiure, tanta pioggia, tante difficoltà. Da direttamente da Napoli abbiamo Matteo Mauriello. Grazie, buongiorno a tutti. Che peccato che in genere noi portiamo il sole, sono venuto qua e poi è venuta la pioggia. Vabbè, un po' di pazienza, che vogliamo fare? No, la regia mi perdonerà. No, devo dire la verità, da quando sei arrivato tu si è calmato un po' tutto. Si è calmato tutto, meno male, sono calmate le acque. Un pallido raggio di sole fra le varie nuvole. Caro Matteo. Mi ero portato anche il costume, ma mi sa che me ne devo solamente dopo andare. Va bene. Voglio farmi un tuffo qui sulla riviera adriatica di San Benedetto. Il mare lo permette. Il mare lo permette. Una permetteva. Comunque, vabbè, c'era l'abbonaccio. Sì, era tranquilla. Chissà mai, no? Ritorna sempre il sole dopo la tempesta. Tanto bel pranzetto col pesce del mare Adriatico. Non ce lo leva nessuno, sappilo. Matteo, raccontaci un po' che cosa stai facendo in questo periodo, ma soprattutto la tua grande capacità poliedrica di poter esibire la passione per la musica, per l'arte appunto dello spettacolo. In te insita non solo la capacità artistica di un grande attore, ma io teatrale, ti ringrazio, ma anche cantante, una voce meravigliosa. Grazie, hai avuto modo di vedere i link. Comunque sì, io sono figlio d'arte, sono diciamo... mio papà è stato il fondatore, uno dei fondatori storici della Nuova Compagnia di Canto Popolare, e che loro hanno fatto un grandissimo successo, parliamo degli anni 70, gli anni 80, gli anni 90 e così via, insomma così. E io niente, diciamo da figlio d'arte cerco di muovermi in questo marasma, diciamo che sono anche... Gli anni nostri sono differenti, no? Rispetto a 30 anni fa è cambiato tantissimo. Direi che comunque oggi come oggi c'è proprio una sorta di magma, una sorta di sottocultura, no? In cui ci si muove. Quindi non è facile per un artista che poi fa il repertorio che faccio io, perché comunque io mi occupo di musica popolare, musica colta. Poi vabbè, certo sono attore, sono diplomato a Roma, alla Silvio D'Amico, all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, che è la più importante perché è quella nazionale, quella pubblica, l'unica pubblica, che speriamo in futuro servirà di più, insomma così. Però è normale, io mi muovo su due ambiti, quello che è il teatro e quello che è la musica, solo che ovviamente sono due ambiti estremamente difficili per i giorni nostri. Ancora devo fare il mio debutto al cinema, in televisione, insomma... Non è arrivato ancora il mio tempo per il cinema e televisione, però devo dire la verità, nemmeno mi interessa particolarmente, perché io amo comunque la performance live, quindi amo comunque il contatto con le persone, il fatto di stare dietro una macchina, dietro una cinepresa fino a un certo punto mi interessa per la visibilità, per la notorietà che dà. Però da un altro punto di vista mi interessa più, diciamo, un'altra tipologia di ricerca, un'altra tipologia di percorso proprio artistico. Hai un'energia pazzesca, Matteo. Madonna, rompo tutto stamattina, tre telecamere tutte fuori. No, sto scherzando. Ogni tanto ci vuole un po' di ironia, signori, cioè noi siamo troppo sul serio. È un nostro must, assolutamente, perché tu hai conosciuto, giuro, l'artista di questi meravigliosi quadri, queste opere d'arte che ci fanno la scenografia e ci accompagnano nell'arco delle nostre puntate. Oh, che bello. E lui la pensa come te. Amo la vita perché amo te. Direi che diciamo... Chi lo guarda, capito? Devo molto dire che belli, l'arte e il colore, un po' quello che rappresenta la tua Napoli. Sì, esatto, i colori. Molti sono molto legati, soprattutto in questi periodi di filtri, al bianco e nero, no? Che si dice siano i colori dell'anima, il bianco e il nero. Io invece non ci credo molto, invece credo moltissimo nelle sfumature, e quindi i colori sono fondamentali. Sì, Napoli è mille colori, come diceva qualcuno, è inutile citarlo, vabbè, lo diciamo Pino Daniele, dai, insomma. Grazie, per Pino. Chi non avesse compreso, diciamo, la citazione, però è mille voci, è mille volti. La mia Napoli è veramente mille sfumature, è veramente mille... sì, proprio mille luci e mille voci, ecco, mille facce proprio, non mi viene altro termine migliore proprio per descriverla.
Tu nasci con questa passione, con questa dote, caro Matteo, o nell'arco del tempo un po' echeggiata dalla grande persona quale tuo padre, trasmessa per osmosi, ti ha introdotto in questa meravigliosa compagine artistica? Sì, diciamo che io all'inizio, devo dire la verità, quando ero bambino tipo 3-4 anni, sì, ho subito fatto vedere diciamo, un mio modo di esibirmi anche in casa, sa, no, i bambini, no, sempre si esibiscono, mettevo le maschere, cercavo di, le maschere quelle belle in cuoio, quelle là delle incisioni del Callò, cercavo di riprodurre certe cose, certe movenze che vedevo fare sul palco, alla Nuova Compagnia quando si esibiva, e avevo 3, 4, 5, 6 anni, quindi insomma ero veramente nemmeno alla prima elementare, Poi dopodiché ho avuto proprio un periodo grosso proprio di abbandono, perché poi ho fatto la vita che tutti i ragazzi fanno, fino a riscoprirmi verso l'età adolescenziale, verso i 14-15 anni, dove ho iniziato a fare canto e devo dire che mi sono riscoperto non con il teatro, quindi non con la recitazione, ma con il canto. Infatti, se devo dirti in cosa mi sento più, diciamo, predisposto proprio a livello proprio epidermico. Epidermico, ma anche proprio quando, diciamo, sai, quando l'artista, quando l'artigiano dello spettacolo, quando recita, quando canta, quando danza, è come se avesse una sorta di flusso di energia, no? È come se entrasse in una sorta di trance. Ecco, io sento che entro in trance più quando canto che quando recito, quindi mi sa che forse proprio, diciamo, a livello proprio viscerale, mi sento quasi più verso l'arte canora che non quella recitativa. Che questa energia si sente ed è preponderante qui alla Croisette. Grazie, è arrivato. La scena uragano, è stata mitologica, uragano. Come un uragano, è entrato, sono arrivato, come se fosse entrato in scena. E giustamente con l'accortezza che solo una persona che ama la musica ha portato i suoi amici, figli, no? L'ha tirati fuori appunto dalla loro custodia, e devo dire che non puoi assolutamente tirarti tamburi indietro. Tamburi a cornice della tradizione musicale campana, sì, ma non campana, meridionale, tutto. Sono capolavori. Capolavori, sono tutti quanti fatti a mano. Questo qui è con i sonagli, no? Che si fa spesso, no? Come vediamo si fa la tammurriata, si balla il ballo sul tamburo, la tammurriata, oppure la tarantella, insomma. Per esempio, e invece questo qua è muto, quindi è senza sonagli, tamburo a cornice muto. Questa è pelle, diciamo, si usa la pelle o di capra o di montone, lo fanno i mastri tamburrari che di solito vivono negli interni della campagna, però sono, i tamburi sono anche della tradizione calabrese, anche della tradizione del Basso Lazio con i salterelli, i tamburelli per il salterello, la tradizione pugliese in Salento, il tamburello per la pizzica tarantata, insomma la Sicilia, insomma tutto sono quello che... Sono un po' sorelle, che... perché tarantella, sono un po' taranta... sorelle, sì. Tarello, sì. Saltarella. Salterello è tra il Basso Lazio, in Molise c'è la tradizione degli zampognari, per esempio a Scampoli, poi per esempio, vabbè, in Campania abbiamo le tammurriate, varie tipologie di tammurriate, cioè balli sul tamburo, quella dell'Agro Nocerino, quello del Sarnese, la Giulianese, dell'area vesuviana, della costiera amalfitana con l'avvocata, ci sono varie tipologie di tammurriate, poi c'è la tarantella, che comunque si rifà, insomma, come tempo, è un tempo un po' più veloce rispetto alla tamburiata, mentre invece la pizzica salentina è proprio quella molto più veloce che conosciamo, c'è cioè quella, vabbè, questo diciamo è giusto un accenno, in realtà questa è una tamburra, non va bene, ci vorrebbe un tamburello, ma ti faccio giusto così, per i nostri teleascoltatori, un piccolo esempio. Zombari, le zomba surici, le zomba riavulli, le zomba chi già fa. Zomba tu, zomba palum, le zomba farfari, le zomba riavolo pulisce. E lo riavolo sta rabota sotto l'ulietta, tutte prima te chi l'ha vista. E lo riavolo sta rabota, notte pazzea, quando è giornata, culli femmina.
esempio, giusto per capire i ritmi, diciamo. Ma cavolo, l'applauso dietro. Un applauso, un applauso. Lo so, ma quelli stanno da casa, i nostri telespettatori delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria, di tutte le regioni centrali. Manuela mi ha assicurato che il nostro canale è visibile a mezza Italia. No, sto scherzando, mentre sempre per fare un po' di ironia. Sei una potenza. Grazie a voi di Vera TV. C'è qualcosa di ancestrale che c'è in quello che hai appena fatto, perché parte una vibrazione fortissima che è ingestibile, cioè un ritmo che ti fa proprio incalzare nei geni tutto quello che è forza, è passione, è territorio, è radice. E tutta la musica popolare è così, no? La musica popolare è importante perché è la musica che viene dal popolo, quindi che viene dalla terra. Infatti è una musica che nasceva non, diciamo, dalla testa, ma nasceva nella forza delle braccia, nasceva, nei, per esempio, durante il lavoro, no? Quindi i canti di lavoro spesso appunto sono stati canti che poi sono stati riprodotti in chiave stilizzata nella musica popolare, ma appartenevano ai canti, ad esempio quelli che raccoglievano il tabacco, i potatori, ma anche per esempio la musica popolare del nord con le mondine, no? Con le risaie del Veneto, del Piemonte, parliamo degli inizi del Novecento, anche quelli sono canti popolari e ovviamente ogni regione, ogni zona dell'Italia, ma credo in tutte le altre nazioni del mondo, ha la sua musica popolare, che è la sua musica terrigna, delle radici. E noi siamo ricchi, Noi gente del sud, italiani siamo senza ricchi. Senza nulla togliere al nord, però effettivamente... Senza nulla togliere al nord, sue ricchezze. Mai alle sue ricchezze. Se dovessi paragonare i tuoi figliuoli a due donne... Figlioli. A due donne? Sì, a due tipologie di donna. Ma diciamo che la Tamorra muta, essendo più grande, la posso paragonare alla tipica donna del sud, alla donna greca, con tutte le forme, diciamo, no? Quello che può essere la famosa, oggi si direbbe Carvi, diciamo così. Però la donna, quella mediterranea, se dovessi invece paragonare la Tamorra con i sonagli, la paragonerei, siccome, dove te ne vai? Siccome è un poco più, diciamo, pazzerella, è più, diciamo, fa più rumore, no? fa più suono perché ha più armonici, la definirei, assomiglierebbe più a una bambina, va? Una ragazzina, una bambina nel pieno della sua energia, nel pieno della sua adolescenza, a una ragazza molto più giovane e quindi ancora non formata forse, però ecco, nel pieno della sua vitalità giovanile. Sei una persona carica di vitalità, di energia, caro Matteo, e di passione per quello che fai, si percepisce. Grazie. Vorrei sapere, informare il pubblico di cosa bolle in pentola e cosa stai organizzando per quest'estate 2021. Allora, noi sappiamo tutti quanti da dove veniamo, ovviamente, in questo momento è inutile dirlo, che lo diciamo a fare, siamo fermi da febbraio-marzo 2020, e quindi insomma la situazione è stata veramente a sprazzi, pressoché soprattutto il comparto artistico, certo. Tutto quello che è il circuito teatrale, ma parlo proprio del circuito tra stabili e teatri privati, è totalmente stato bloccato. Siamo andati avanti con qualche carezza dello Stato, quindi quei pochissimi, diciamo, io le chiamo carezze, quei pochi fondi che ci sono stati permessi, chi li ha avuti, chi non l'ha avuti. La maggior parte comunque li ha avuti, che sono state anche abbassate poi i requisiti, sono stati molto veramente resi spiccioli con le 7 giornate contributive, però devo dire che in Italia manca, questo lo volevo fare una parentesi, a parte il mio futuro lavorativo, volevo fare questa parentesi molto importante. Da poco mi sembra che sia stato approvato un disegno di legge, diciamo, nuovo, con un nuovo welfare della figura dell'attore, dell'artista in Italia. Perché noi ancora ad oggi ci voleva il virus, ci voleva il SARS-CoV-19 per far sì che noi come comparto, come artisti, ci riunissimo e fossimo più solidali tra di noi e creassimo i registri di categoria regionali che poi devono convogliare in un registro nazionale di categoria, cioè attori tecnici tutti, insomma gli artistici. Artisti. E però con questo nuovo disegno di legge si dovrebbe prefigurare nei prossimi anni un modello migliore come quello ad esempio francese, che già esiste, per cercare di dare delle tutele maggiori a chi lavora, a chi vive
a chi vive, a chi è professionista, soprattutto questa parola è molto importante, professionista, cioè a chi campa di arte, perché molto spesso in Italia quando tu dici ah fai teatro, che bello, fai l'attore, ma che lavoro bello, fai? Brava, ma poi nella vita che fai? O mirgo, o chirurgo, o l'architetto che tiene l'ufficio? No, cari miei, io sono un professionista, ci vuole coraggio, però speriamo che dopo questo periodo saremo un pochino, tra virgolette, almeno un pochino, ci proviamo più tutelati. Per quanto riguarda il mio futuro, per rispondere un attimo, perdonatemi la digressione alla parentesi. Perdonata assolutamente, d'obbligo. Dici la verità, era importante. A nome anche di tutti i miei colleghi, lo voglio dire, italiani. Ma sottolineiamo sì, anche, quanto è mancato il teatro, quanto è mancato il cinema, quanto è mancato un concerto, un'esibizione? Ma è mancato tantissimo. Io credo tantissimo, perché soprattutto abbiamo visto come ci hanno fatto compagnia, come diceva Favino, mi sembra, l'anno scorso, il primo lockdown, quando lo intervistarono Pier Francesco, Favino disse, ma noi siamo, parlando proprio no, della nostra importanza nella società, noi siamo molto importanti, perché cosa sta facendo la gente in questo momento che a casa, che quando non si poteva uscire, che era zona rossa, o durante il primo lockdown, che è stato veramente un primo, cioè veramente un lockdown assoluto, era a casa a vedere video su YouTube, a vedere Netflix, Amazon Prime, la televisione, i film. E chi è che fa i film? Chi recita nei film? Chi è che ci ha fatto compagnia? Chi sono? Chi è che faceva nei concerti in streaming? Chi ci ha coccolato con le cose in streaming? Gli artisti, gli attori, i musicisti, i cantanti, i danzatori, tutti quelli che si sono attrezzati per far sì che anche via web la gente potesse usufruire dell'arte, potesse usufruire come proprio una coccola al cuore, una coccola dell'anima di noi, anche perché io penso che l'arte, a parte le coccole, sia proprio importante dai bambini all'età adulta, perché non solo forma, ma arricchisce dentro, arricchisce l'animo. Senza arte, Matteo, ti devo veramente ringraziare, perché era doveroso fare questo. Grazie, Manuel. Soprattutto hai tolto del tempo per la promozione del tuo personaggio, spendendo delle parole fondamentali. Ma guarda, il mio personaggio, abbiamo parlato del mio futuro, io adesso sto un po', ecco, adesso stiamo ripartendo, Quindi, insomma, io non è che ho veramente delle cose molto importanti. Ho delle riprese teatrali che sono state accennate l'anno scorso, un Viviani con gli attori, con la regia di Nello Masci a Napoli, che si farà a Napoli, a Salerno e a Castellammare di Stabia adesso a luglio. C'era il Campania Teatro Festival che si sta facendo, ma io non ne ho fatto parte. Avevo, insomma, in mente di fare, cioè ho in mente di fare un mio progetto musicale discografico. Sto per produrre a mio padre il primo disco da solista, perché mio padre è sempre stato negli album della Nuova Compagnia di Canto Popolare, ma come disco solo, come lui artista, Giovanni Mauriello, non è ancora, a 75 anni, non ha ancora registrato un album. E questo è un mio obiettivo ed è un mio regalo personale per la carriera di mio padre, e sono in contatto con un manager importante per questo. Poi vorrei anche iniziare a fare delle direzioni artistiche. Stavo curando la direzione artistica di un evento in Costiera Amalfitana, Conca dei Marini, che adesso però purtroppo, dato che questa è una ripartenza anche un po' particolare, perché veniamo comunque da un anno molto difficile, purtroppo i fondi regionali ancora ballano e quindi non ci sono tante certezze. Quindi alla fine quest'estate penso che debba passare, però io spero vivamente che l'anno, fine 2021 e il 2022, si inizi veramente a macinare e che finalmente siamo usciti da questo incubo assurdo, o perlomeno siamo ad uscita. Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, caro Matteo. Grazie per aver fatto tutti questi chilometri, per essere stato qui col pubblico di Vera Mattina Estate. Ci tenevo molto. Grazie, Vera TV. Soprattutto saremo lì sotto al palco a sostenere le tue attività e a gustare questo cibo per l'anima. Siccome noi non ci troviamo di bellezza, quella che tu hai portato oggi qui, assolutamente al volo, perché purtroppo il tempo oggi ci ha messo a dura prova ed è una giornata veramente difficile, è stata una mattinata complessa, ma poi dopo la fine, come ci ha insegnato Riccardo, viene tutto il bello, il bicchiere è sempre mezzo pieno. Volevo dire che le persone possono seguirmi su Instagram, bravissimo, Matteo Mauriello 85, ho la pagina Facebook Artisti, non solo il profilo privato, che è Matteo Mauriello, quindi sempre col mio nome e cognome. Io non ho
non ho né nick né uso nomi d'arte perché non si porta più. Si portava negli anni 80, insomma, Ranieri, te non nome d'arte perché non si chiama Massimo Ranieri. Diciamo, adesso non si porta più, io mi chiamo Matteo Mauriello, vi potete seguire, diciamo, Instagram, Facebook e tra poco anche canale YouTube. Siamo pronti. Vai, e noi saremo lì, pronti a seguirti e a mettere i like per tutta la tua carriera. Grazie, grazie, grazie a Matteo Mauriello. Grazie a te, Manuela. Rimanete collegati per gli ultimissimi minuti di Vera Mattina Estate perché c'è un'ultima sorpresa, andiamo in pubblicità, ma torniamo subito e poi ci salutiamo. Grazie Matteo, salutaci Napoli. Ciao a tutti. Grazie.